Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha preso parte a Roma presso il Ministero per lo Sviluppo Economico alla riunione del gruppo di coordinamento e controllo per l'attuazione del programma di rilancio industriale di Piombino. Al termine dell'incontro Rossi ha riassunto le quattro linee principali di intervento, a partire dalla presentazione da parte di Jindal entro gennaio del piano industriale per ricominciare a produrre acciaio a Piombino. Per far questo bisogna che ci siano condizioni anche di carattere istituzionale. L'accordo prevede che lo Stato garantisca un costo dell'energia, io dico analogo a quelli agevolati che ci sono in altre parti del Paese, e su questo bisogna che sia data, lo dico senza polemiche, ma una risposta rapida in tempi certi. E per quello che riguarda noi come Regione Toscana abbiamo bisogno che Jindal presenti i suoi progetti per ottenere l'impegno da parte dell'Europa di erogare 30 milioni tramite la Regione Toscana per gli aspetti di contenimento dell'impatto ambientale. Altri 30 milioni di euro di fondi regionali e statali finanzieranno progetti per la ricerca, la formazione e l'innovazione tecnologica. Per quanto riguarda la nuova linea di lavorazione dell'acciaio proposta da Jindal, Comune e Regione si sono impegnate a rilasciare a tempi record la relativa variante urbanistica.